candidata per le elezioni regionali prossime. Siamo qui davanti a un quadro particolare perché tu ci hai onorato della tua presenza a Legnano. Quali sono i motivi che ti hanno spinto a ricandidarti? Buonasera a tutti innanzitutto. Io sono stata eletta 5 anni fa nella lista civica di Giorgio Gori, che poi l'abbiamo rinominata Lombardi Civici Europeisti. Il mio desiderio di ricandidarmi, oggi sono candidata sempre come civica, ma all'interno del terzo polo, nella lista Italia Viva Azione Calenda, perché credo che essere in regione è un'esperienza meravigliosa, è una corsa per cercare di risolvere i bisogni e le istanze dei cittadini e delle persone. E in questi 5 anni, nonostante fossi all'opposizione, sono riuscita a portare a casa comunque tante istanze e tante richieste, tra le quali ad esempio sono molto orgogliosa, ma riusciamo a far diventare Lombardia una sperimentazione per la ricerca e lo screening del tumore ai polmoni. Questa è una proposta che ho portato avanti io, che sarà molto utile per tutti. Ho lavorato molto per i territori, sono stata spessissimo qui a Legnano, è una città che amo molto. Ho cercato di portare all'attenzione tutti i temi, ad esempio dall'ospedale vecchio che era chiuso allora, che adesso è diventato appunto un punto di presidio territoriale importante, a tutte le tematiche sull'ambiente. E credo che 5 anni inizi a capire, a scoprire, a conoscere, altri 5 possono essere utili per portare a termine tutto quello che abbiamo iniziato, anche i progetti di legge che ho proposto e ho portato a casa, ma che oggi devono essere finanziati. Penso a un progetto, una proposta di legge che ho fatto, di cui sono molto orgogliosa, è anche quella del proporre all'interno delle scuole la figura del pedagogista e dello psicologo, perché il disagio giovanile è sempre più grande e importante, i nostri giovani hanno bisogno di essere accompagnati e queste figure all'interno delle scuole possono intercettare il bisogno e permettere poi a tutta la, diciamo, la società e quindi tutti i servizi ad accompagnarli a far sì che non ci sia un disagio aumentato. Perfetto Elisabetta, fermiamoci qui ma ci spostiamo in un altro posto perché Convivenza nel Pollaio è un'altra opera di Marchiodi che evoca un po' l'ambiente ma anche il cercare di stare insieme. Quanto è difficile oggi è un tuo tema, una proposta nel tuo programma? Sì, io questo quadro lo trovo bellissimo perché è proprio anche la presenza di due galli in un pollaio. E io credo che oggi anche c'è bisogno di un nuovo modo di fare politica, una politica che parta dal bisogno e quindi metta al centro le persone. E anche se ci sono due galli in un pollaio, bisogna trovare un linguaggio comune che ci porti a risolvere i problemi e lasciando perdere chi solleva e contro chi. Noi dobbiamo risolvere i problemi e uno dei problemi principali è l'ambiente e anche in questo territorio noi dobbiamo tutelare l'ambiente, l'aria e l'inquinamento e questo quadro evoca questa bellezza e questa natura in cui noi dobbiamo e vogliamo esistere. Perfetto, allora ci spostiamo in chiusura. Elisabetta, ora ci salutiamo davanti a un'altra opera, Al mare d'inverno per ingannare la noia, il tema degli anziani, un tema forte che si collega alla sanità. La tua proposta e poi magari ci salutiamo. La mia proposta è rimettere le persone al centro e quindi noi abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana, gli anziani sono il centro, devono essere il centro della nostra attenzione. E dobbiamo fare delle politiche socio-sanitarie, perché senza il socio il sanitario non va da nessuna parte e senza il sanitario neanche il socio riesce. Noi dobbiamo fare delle politiche di prevenzione, cura, ma anche accompagnamento. Non dobbiamo lasciare queste persone da sole.